Come annunciato nella giornata di ieri da Confesercenti Abruzzo, questa mattina in piazza Risorgimento ad Avezzano una protesta pacifica del comparto immagine e benessere. Siamo con il sindaco Gianni Di Pangrazio, presente questa mattina a Piazza Risorgimento. Sindaco, una protesta organizzata appena ieri da Confesercenti, annunciata nella mattinata in vista della nuova ordinanza di Marsilio, sicuramente un settore in forte crisi. Ma sta in fortissima crisi, c'è bisogno di ristori dallo Stato e dalla Regione. Oggi chiaramente questa chiusura, questa zona rossa di Avezzano non convince né me e né gli esercenti e né i cittadini di Avezzano e di quella Marsica che è rimasta rossa. I numeri che tenevo io dall'ufficio, presi dall'ufficio, erano alti. Se oggi ha fatto la zona rossa, ritenuto di fare zona rossa per altri motivi. Bisogna trovare dei fondi per ristorare queste attività che sono 15 giorni che rimangono chiuse, tenendo conto che la DAD già era stata fatta, che era un veicolo abbastanza importante per i trasporti, soprattutto per gli assembramenti, quindi per la diffusione del virus. Avezzano sta continuando a fare i test e abbiamo in un caso isolato dei studenti dell'Erasmus spagnoli domiciliari ad Avezzano, e ecco perché mercoledì, giovedì i numeri erano leggermente saliti perché con i test abbiamo fatto questo tipo di individuazione. Oggi ci si aspetta che la Regione faccia quel passetto in avanti e cioè trovi un giusto ristoro per queste attività che già lavoravano per appuntamento, quindi c'erano tutte le garanzie possibili e quindi non si comprende perché stilisti, parrucchieri, negozi di abbigliamento e gioiellieri devono stare chiusi. Mi sembra veramente una cosa fuori dalla normalità. Bastava metterci d'accordo, trovare un'intesa, io prorogavo la DAD e si lasciava e si faceva tornare a Avezzano la zona arancione. Quindi questo è quello che secondo me era più opportuno fare. Siamo con Arianna Capasini che paga lo scotto di una zona rossa che perdura ormai da 3 settimane più o meno. Quello che vorrei far notare è che le attività si sono evidentemente adeguate alle disposizioni normative, quindi c'è stata una spesa, un investimento per riuscire a mettersi a norma. Sì, noi abbiamo affrontato varie spese, ovviamente come da regola, che dovevamo diciamo adeguarci a queste norme, l'abbiamo fatto, ci siamo messi diciamo in regola, siamo molto rammaricate, molto deluse e anche arrabbiate e abbiamo molte spese da sostenere, non ci sono ristori, non, diciamo, non stiamo ecco, affrontando questo momento di grande difficoltà e chiediamo diciamo, più diciamo, aiuti, più sostegni e di stare aperti in zona rossa perché noi abbiamo sempre rispettato le regole, ci siamo messi in norma e vogliamo lavorare, chiediamo solo questo. Diciamo peraltro che la mancanza di ristori è importante, cioè soltanto una minima percentuale delle persone che hanno richiesto il credito per il sostegno, insomma, dell'ultimo decreto Draghi ne ha accesso. Di conseguenza puoi immaginare che cosa succede alle realtà quando vengono chiuse. La nostra peraltro è un'attività che vive a marzo del suo esordio, no? In quello che riguarda il settore benessere in tutta la sua totalità, quindi viso, corpo, in questo momento partono con delle progettualità ben precise che se non vengono ovviamente fatte avviare in un certo modo fanno in modo che decada tutto l'argomento. Quindi non sappiamo quando riprendiamo, non abbiamo idea del perché in zona rossa ormai siamo considerate preoccupanti quando lavoriamo con un, come abbiamo ormai penso imparato tutti, con una certa attenzione e contingenza negli appuntamenti. Quindi francamente non capiamo ancora il perché non siamo ritenute un'attività sicura, neanche necessaria, sebbene per molti credo che lo sia, il benessere e la cura di se stessa è importantissima, ma proprio sicura, sicura come un fioraio, come un negozio che giustamente al momento può stare aperto. Non capiamo questa differenziazione e francamente iniziamo a non sapere più neanche cosa dire ai nostri associati. Ecco, questa manifestazione nasce per rispondere un minimo al dissenso che ieri è esploso. All'ennesima provocazione pare della nostra regione che non vuole proprio capire tutto sommato che ci sarebbe una via da intraprendere, credo che sia quella che condividiamo tutti, potenziare le strutture ospedaliere. In quel caso la Marsica non avrebbe nessun problema a fronteggiare un'emergenza, perché i numeri ci sono ma non sono così rilevanti. Ma ovviamente se fanno capo ad un unico nosocomio, dove peraltro ci sono problemi e criticità che vanno avanti da anni, è ovvio che la problematica poi non ha risultato, non ha risvolto. Cioè, siamo condannati a ripetere lo stesso problema, a rivivere lo stesso problema ogni volta che si ripresentino questi numeri.
E sia dell'effetto collaterale di una problematica che va avanti ormai da molto da tempo, non anni. soltanto dall'emergenza sanitaria. Tra l'altro il vostro settore è sempre stato oggetto di grande incertezza perché è stato regolamentato in maniera differente anche nel corso del tempo, perché in questo anno si è deciso spesso per la riapertura piuttosto che per la chiusura senza una linea comune d'azione anche per quanto riguarda le competenze regionali. Francamente c'è tanta tanta confusione e mi domando come mai non vengano ascoltate le associazioni che potrebbero in qualche modo dare linee guida ben precise. Quando ci hanno fatto riaprire a maggio, perché i nostri parametri sono stati considerati sicuri, lo stesso tipo di parametro vale anche a novembre, vale anche a dicembre. Anzi, abbiamo semplicemente messo peraltro in atto delle accortezze minime, perché le nostre attività già vivono, per la loro natura, di problematiche ancora più gravi. Cioè, noi combattiamo da sempre con l'HCV, l'HIV. Per noi i virus, i batteri sono problema all'ordine del giorno. Sappiamo come affrontarli, tant'è che nei nostri centri si enumerano pochissimi casi di contagio. Anzi, addirittura abbiamo clienti che si sono contagiate e quando abbiamo fatto un report poi nessuno delle persone in contatto lo è stato, nemmeno noi operatori. E viceversa, chi si è ammalato operatore non ha contagiato il cliente, che vuol dire che esiste un protocollo di sicurezza che noi effettuiamo. Ringraziamo Arianna Pulzoni, grazie, presidente Immagine e Benessere di Confesercenti Abruzzo. Grazie ancora. Grazie. Questo è lo scenario. Questa mattina a Piazza Risorgimento ad Avezzano.